Ciao, in questo tutorial vedremo come eseguire in modo corretto un muscolata agli anelli, senza kipping e senza slanci. Importantissimo nell'eseguire il muscolata agli anelli è la presa. La presa infatti non sarà la classica presa che abbiamo alla sbarra o che abbiamo quando facciamo trazioni ed esercizi simili, ma useremo la presa falsa, cioè col carpo della mano appoggeremo all'anello. In questo modo riusciremo a dare più forza nella fase di transizione e ad arrivare in avanti per completare il movimento. Vediamo anche da questa inquadratura come i carpi della mano si devono appoggiare all'anello. Prerequisiti del muscolata agli anelli sono almeno una decina di trazioni agli anelli full ROM, cioè arrivando fino alle spalle, e una decina di dip agli anelli, anche questi full ROM, cioè scendendo più che potete, fino ad arrivare con le mani ad altezza spalle. Una volta che avete raggiunto i prerequisiti per iniziare ad allenare il muscle up, dovrete allenare il false grip. Inizialmente farete estremamente fatica anche solo a stare appesi. Come si approccia quindi? Non partendo subito dal mettere tutto il carico del proprio corpo, ma andando in maniera graduale. Per esempio facendo nella posizione di body row tenendo il false grip. Body row si esegue in questa maniera qui. Vi metterete in questa posizione e terrete il false grip. Una volta che la posizione comincia a diventare solida, potrete fare anche delle trazioni. In questo modo. Finché non diventerete abbastanza abili nel false grip per passare alle trazioni agli anelli in false grip. Vediamo ora le trazioni in false grip, che approccerete una volta che avrete un 10-15 body row col false grip. Vediamo ora la parte più complessa del muscle up, la fase di transizione. Prima di affrontare la fase di transizione, eseguiamo un esercizio di isolamento che serve per rinforzare sia i muscoli sia i tendini e le articolazioni. Andiamo giù a gomiti stretti, arriviamo fino all'altezza delle spalle e poi torniamo su. Aumentando l'inclinazione del corpo e abbassando gli anelli il più possibile vicino al suolo, quindi quando sarete più orizzontali possibili, la difficoltà aumenta di molto, aumenta. Quindi regolatevi in base al vostro livello e cercate comunque sempre di eseguire un 5-6 ripetizioni. Non è un esercizio massimale, ma un esercizio in cui ci dobbiamo condizionare. Una volta che abbiamo raggiunto tutti i prerequisiti, una volta che abbiamo un false grip stabile, riusciamo tranquillamente a fare le trazioni in false grip e abbiamo rinforzato muscoli, tendini e articolazioni con l'esercizio di isolamento di prima, possiamo approcciare direttamente la fase di transizione. Eseguiamo di qui una body roll, arriviamo in cima e poi andiamo in avanti. Una difficoltà che si incontra nella fase di transizione è la seguente. Arrivati qui, alcuni non sanno più cosa fare. Dovrete buttarvi in avanti. Non essendoci, a differenza della sbarra, un ostacolo, vi verrà molto più naturale buttarvi in avanti.
Se non riuscite a fare questo movimento, vuol dire che ancora è troppo presto e dovete fare un passo indietro, rinforzando il force grip e la vostra forza di spinta. Una volta che le body roll muscle up saranno diventati semplici, potrete approcciare la fase negativa. Fate il dip, scendete, mettete il force grip, controllate e scendete. E ripetete. Quando anche questo sarà diventato semplice, che riuscite a fare tranquillamente una decina di ripetizioni scendendo lentamente, potete concentrarvi sulla fase di transizione. Partite da qui e spingete in avanti. Tornate qui e spingete. Un altro esercizio propedeutico per imparare a buttarvi in avanti quando arrivate nella fase di transizione è il Russian Dip. Andiamo a vedere come si esegue. Una volta che saprete seguire tutte le proprietà con facilità, potrete affrontare il muscle up in sicurezza ed eseguirlo correttamente.